sto sacramento, non so più parò, neanche de un botton. Cambiare in meglio, neanche pa sbaglio. Allora, ci sono due bufere che si sono abbattute in queste ore sul Veneto. Quella, diciamo, tradizionale, che ha fatto molti danni, è quella che si è abbattuta in particolare su Conegliano. È stata una tromba d'aria con tetti scoperchiati, alberi divelti. Ci sono anche due feriti, vi daremo anche testimonianza di quello che è successo. Zai ha chiesto anche lo stato di calamità. Ma l'altra bufera di cui parliamo, di cui vogliamo parlare stasera, è stata innescata da Maria Cristina Piovesana, che è la presidente di un'industria Treviso, che su un giornale del Veneto ha pubblicato un articolo che era un mea culpa della classe dirigente, era però anche un j'accuse nei confronti dei vertici, non solo della politica, ma anche delle industrie, delle banche. Ha detto la Piovesana, proprio testualmente, questo Nord-Est che era stato mitico è diventato il Veneto da bere e ci sono troppi cialtroni nei posti preminenti. E quindi ovviamente oggi reazioni, c'è chi ha detto ma come, sì va bene l'autocritica ma non è che dobbiamo flagellarci tutti, cosa sono questi attacchi? Insomma se ne sta parlando molto soprattutto tra gli industriali, gli imprenditori e nelle associazioni di categoria, quindi diteci la vostra, come è cambiato il Nord-Est in questi anni? Cioè il crollo delle banche popolari sono il sintomo di un deterioramento generale, soprattutto appunto in chi ha le leve del potere? Aspettiamo le vostre opinioni, sono le 21.13, vi presento subito gli ospiti di questa puntata, il senatore di Area Popolare Mario Della Torre, buonasera senatore. Buonasera. William Beozzo, che è il presidente di Confimi Venezia. Buonasera Presidente. Buonasera. Laura Puppato, parlamentare e deputato del Partito Democratico. Come Mario. Buonasera. Siamo insieme. Buonasera. Buonasera. E grazie, buonasera al sindaco di Este, Roberta Gallana. Sindaco, buonasera. Buonasera. Anche lei ha ricoperto ruoli all'interno delle associazioni industriali, quindi mi fa piacere che sia qui stasera. Ivan Palasgo, presidente dell'API Venezia. Buonasera. Bentornato presidente. E Gabriele Donadel. Buonasera. Disoccupato, è stato uno chef di altissimo livello e poi come tanti è andato incontro a un periodo di grandi difficoltà. Parleremo ovviamente anche di lavoro stasera, ma certamente il tema dominante è quello proprio delle imprese e di chi le guida, ma non solo, perché poi la Piovesana ha sparato ad alzo zero contro la classe politica facendo riferimento a chi chiede l'autonomia, quindi diciamo l'attacco era diretto soprattutto alla Lega. Allora io vorrei sentire per primo il presidente Beozzo, perché da tempo dice che la situazione è grave, il Bassanese sta subendo e subirà, ha detto anche recentemente, i contraccolpi di questo crollo delle banche con questi 20 miliardi che sono praticamente spariti dal territorio. Beh, io ho letto un po' sorpreso la lettera che è girata in questi giorni. Allora, di solito si diceva una volta i panni sporchi li laviamo in casa. Qua si è sparato un po' a zero, però i problemi ce li hanno in casa. Cioè, quando noi andiamo a parlare di dirigenze dentro quelle due banche, l'appartenenza
della Presidente che ha fatto quella lettera c'era dentro tutta, perché c'era dentro Confindustria Treviso, c'era dentro Confindustria Vicenza, quindi i rappresentanti di categoria erano seduti dentro quei CDA, dovevano vigilare e tutelare i territori, tutelare le imprese, che le cose venissero fatte con coscienza. Quello che è emerso è che molti di loro erano seduti perché magari avevano i compensi molto elevati di presenza, di gettone di presenza, che portavano un compenso elevato a livello annuale e che probabilmente non facevano vedere le cose come devono essere viste. Il territorio, ma non solo il territorio bassanese, possiamo parlare di tutta la pedemontana, ma non solo, anche perché queste due banche avevano filiali un po' in tutta Italia, sono state colpite diverse persone, diverse imprese, e diciamo l'onda d'urto di tutta questa situazione delle due banche popolari venete deve ancora emergere totalmente, perché i problemi noi li avremo da qua verso fine anno e soprattutto dai primi sei mesi del 2017, dove là avremo molte aziende che dovranno dichiarare le perdite di azioni che avevano in mano di queste due banche, e quindi con un rischio occupazione e un rischio chiusura di molte aziende. Quello che mi meraviglio è che, come sempre, noi vediamo due Italie, no? Da una parte chi è ritenuto responsabile oggi sta prendendo gli arresti domiciliari, da un'altra parte abbiamo permesso di poter donare i propri beni, o addirittura, io dopo non sono un magistrato, non sono un giudice, non ho letto le carte, però sinceramente da quello che vivo il territorio, da quello che percepisco dalla gente, forse un esempio di buon senso e di dare realmente una visione che chi è onesto va avanti, chi non è onesto viene punito, a livello nazionale ci vuole. Vediamo anche i ritardi della giustizia, tutto quello che consegue. Stiamo un po' vivendo in una situazione di grande cambiamento, e quindi noi nella mia confederazione da statuto non possiamo sedere nei CD delle banche, perché dobbiamo essere liberi per poter vigilare, poter dire quello che vogliamo, e questo secondo me è una cosa lodevole da parte nostra, e questo non vieta che dall'esterno non si possa controllare, non si possa vigilare. Naturalmente in questa situazione si è approfittato forse della fiducia che i cittadini avevano dato a determinate persone, perché se a volte penso durante i primi assemblee che partecipavo, magari sentivi il pensionato che diceva, magari con poca cultura, poco studio, ma lei un studià, bisogna fidarsi, no? Cioè, ecco, questo fidarsi ci ha portato ad essere in questa situazione. Noi abbiamo bisogno veramente di una rinfrescata di buon senso e di tanta buona volontà per poterci ritirare in piedi e continuare ad andare avanti. Sindaco, allora lei è anche imprenditrice. C'è bisogno di una nuova classe dirigente, eh? Questo è un po' il tema, no? Si dice, ma insomma, ormai ci sono dei vertici inadeguati, forse non c'è stato il passaggio generazionale che ci si aspettava, e quindi sono venuti al pettine tanti nodi e tanti problemi. Ma direi come imprenditrice, ma anche come se fossi una commerciante, cioè, ma anche in generale, vorremmo tutti tornare indietro di 10 anni, quando le cose funzionavano, quando il mercato ovunque andavi era in progressione, e poi è arrivato uno tsunami, non è una crisi questa. Ecco, che cosa è successo poi, al di là della crisi vera e propria che ha messo in ginocchio interi settori, no? Ma come imprenditori ci siamo messi molto in discussione, così come tutti quelli che hanno un'economia privata, in discussione perché ci sentivamo tutti poco adeguati rispetto alla grande cosa che stava accadendo, che è la crisi, forse penso una tra le più forti, che ha rivoluzionato il modo di pensare, ha completamente trasformato il modo di fare mercato, ha messo in discussione non solo noi come aziende, ma anche come persone, perché sembra banale quello che dico, però chi è abituato a fare impresa dalla mattina alla notte, certo, e poi si mette in discussione anche come persona, no? Che cosa ho fatto, il fatto di contare per esempio su partner come le banche, quindi averli come fornitori veramente senza i quali non si poteva vivere, tutti abbiamo fatto così, e quindi questa grande trasformazione che ci ha
questa rivoluzione che ci ha portato alla crisi ha dovuto rimettere in gioco le capacità delle singole persone e anche la grande pazienza, la grande preparazione. E in questi 10 anni siamo cambiati, è cambiato anche un modo di fare impresa, no, il lavoro non si trova più perché arriva da solo, ma lo vai a cercare con competenza, con preparazione, in un'ottica di qualità. Certo che dire e avere questo, diciamo, pregiudizio, questi preconcetti, perché l'articolo era... diciamo, si poteva dividere un po' in 2 o 3 parti, sì, no? Sì. Il finale mi piaceva perché era un'esortazione quasi a diamoci da fare tutti, mettiamoci in discussione, cerchiamo di fare rete, cerchiamo anche di fare rete nelle competenze, cioè che la politica aiuti anche la dirigenza nelle scelte che deve fare. È chiaro che da quando eravamo abituati ai partiti che avevano la governance sul territorio ed erano punti di riferimento ben precisi, adesso c'è una classe politica ormai da anni in cui magari si fa fatica ad avere dei punti di riferimento, mancano completamente. E questo porta a una disgregazione del territorio e porta anche a un impoverimento del territorio. Quindi sia da una parte che dall'altra io penso che sia in atto un grande cambiamento e con molta umiltà bisogna anche fare veramente sinergia, rete insieme, pensare che chi fa politica deve dare delle risposte precise a chi è dirigente, a chi è tutta quella parte poi di operativo, no, del territorio. A volte la politica invece non dà risposte chiare, si vive sul concetto di voti invece che di scelte. Allora, i sinistroi dicono xenofobi a quelli politicamente contrari, ma della loro stalinfobia rossa ne parliamo, tanti sms anche sui migranti come ogni sera. Allora, Laura Puppato, per una volta diciamo sulla stampa compare un pezzo di una imprenditrice, insomma, un presidente dell'industria che se la prende più con i propri colleghi che con la politica, no? Anche se poi la politica dà delle responsabilità perché dà due o tre frecciate proprio a chi parla di autonomia, a chi parla di mancanza di poteri territoriali ed è contrario al centralismo dello Stato. Insomma, cosa ne pensa di questa... Io penso che stia facendo bene, sì, il suo ruolo, che è un ruolo oggi più difficile forse di ieri, come diceva giustamente la sindaca di Este, ma che appunto per questa ragione non può in nessun caso lasciar passare, nel senso che tutto quello che è avvenuto risente obiettivamente di una classe politica, ma anche di una classe dirigente, che troppo spesso ha parlato alla pancia della gente e non ha saputo esprimere, assumendosene coraggiosamente delle responsabilità e anche pagando dei prezzi, perché sia chiaro, insomma, le scelte politiche comportano sempre o un prezzo da pagare o un prezzo da pagare successivamente, da far pagare agli altri successivamente. Quindi assumersi delle responsabilità, degli oneri, spiegare delle cose a volte complesse e complicate che non sono così banali da riuscire ad essere immediatamente magari comprese, ma noi viviamo in un mondo la cui complessità è enorme, i cui elementi di condizionamento e di considerazione esterni sono talmente numerosi oggi che persino, dico noi, Mario, io, i sindaci, eccetera, chi fa politica, si rende conto di quanti elementi di variabilità in un contesto ci sono e di quanto spesso molti di questi non dipendano neppure dalla tua azione di governo o dalla tua azione politica parlamentare. Quindi purtroppo noi siamo chiamati, ma davvero tutti e nessuno escluso, ed è molto giusto quello che la dottoressa Piovesana ha fatto e ha detto. Guarda, io tra l'altro lo voglio dire, insomma, qui in diretta, l'ho chiamata qualche tempo fa. L'ho chiamata perché intanto ho apprezzato molto alcuni suoi interventi, quelli relativi a Veneto Banca, in particolare alla Banca Vicentina,
dove lei aveva chiamato un po' in correo, come avevo cercato per quanto nel mio piccolo di fare io, da piccolissima, banalissima azionista, in cui a dire, signori, questo è il momento, insomma, dell'assumersi delle responsabilità molto pesanti e non solo di piangere. Chi può? Chi invece è stato frodato deve essere risarcito. Ecco, questa, come dire, chiara linea per cui chi era consapevole di esprimere un concetto azionario attraverso l'acquisto delle azioni deve anche assumersi in carico l'onere, come dire, di procedere per evitare che la banca venga ceduta all'esterno, se si vuole effettivamente mantenere qui una struttura di questa rilevanza, ma dall'altra chi invece è stato frodato ha il diritto dovere di essere risarcito, e nel contempo vanno individuati i responsabili senza fare sconto a nessuno. Dall'altra, relativamente al tema della Premontana, il colloquio non lo riporto, ma insomma il concetto è questo. Noi abbiamo continuato a cullarci, purtroppo non solo da 10 anni, molto di più, almeno 20 per quanto riguarda il Veneto, va bene? Forse di più, quasi 25 vorrei dire. Abbiamo continuato a cullarci nel fatto che noi sappiamo fare le cose, che la politica non serve, che tanto chiunque ci sia l'importante è che ci lasci fare. E poi ci siamo resi conto invece che stiamo tutti comunque pagando in riduzione di garanzie, di servizi, in costi che stiamo addebitando ai nostri figli, perché io di questo in particolare mi sto occupando e preoccupando, soprattutto da quando ho accettato la prima volta di diventare sindaco e poi via via nelle altre cariche, perché io credo che noi abbiamo delle responsabilità anche di tipo generazionale, di cui ci dimentichiamo sempre, no? Sempre, perché ciascuno guarda il suo momento, il suo io, la sua pancia, i suoi diritti, 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 come se fosse vero che ciascuno di noi ha davvero maturato dei diritti. Io temo che i diritti veri che abbiamo maturato siano davvero pochi, quelli presunti siano troppi, va bene, lo dico così? E proprio per questa ragione è opportuno un risavimento generale e una corresponsabilità generale. Io oggi ho ricevuto un tweet da parte di un cittadino del Veneto che, mi ha riportato quello che aveva scritto Zaia nel 2013. Era una, evidentemente dopo una delle tante assemblee di Veneto Bank, e aveva scritto un tweet contro la Banca d'Italia centralistica e ossessiva e a favore del fatto che permanesse all'interno della dirigenza Consoli, e quindi bene Consoli in dirigenza. Voglio dire, poi ciascuno di noi ha commesso i suoi errori di valutazione, non dico, ma voglio dire, noi non possiamo stare nelle difensive se siamo il Veneto con 600.000 imprese, con 5 milioni di abitanti, con una storia industriale, con una storia artigianale, con una storia di inventiva e di invenzione, di fantasia e di qualità. Noi non possiamo stare sempre sulle difensive, non possiamo trovare sempre fuori di noi le colpe, anche quando sono nostre, sono profondamente nostre e sono all'interno della nostra realtà. Quindi io penso che questa chiamata sia una chiamata di responsabilità ai dirigenti industriali e non, e anche alla politica, e anche ai cittadini, se posso permettere. No alle intercettazioni, chi lo ha voluto, quei delinquenti che non vogliono essere scoperti. Immagino che nella classe dirigente sia compresa anche l'informazione, ecco, non ci si può sottrarre, no, da così. Assolutamente sì. No, nel senso che scusate se lo dico, no, ma è proprio vero. Voglio dire, non sì. Ci si può sottrarre perché no, c'è una classe dirigente anche nei media, anche nell'informazione, quindi ognuno ha la sua responsabilità. E quindi immagino che la Presidente si rivolgesse un po' a tutti i vertici, ecco, non è che uno dice io siccome faccio questo non c'è. Allora, Presidente Palasco, si sente responsabile come imprenditore di una gestione così inadeguata del sistema economico? Come la pensi? Assolutamente sì, io mi sento molto responsabile, perché non riesco a darne fuori, cioè io ci metto passionalità nelle cose che faccio, ci metto determinazione e determinatezza, ci metto idee, ci metto voglia di fare. Questo non vuol dire che tutto quello che dico è sempre giusto, questo non vuol dire che le mie ricette sono quelle salvifiche, assolutamente, però faccio, propongo, spingo, regolarmente sbatto contro un muro di gomma. Infatti il problema, non so se la classe dirigente veneta sia cialtrona o no. Una cosa è certa però, visti i risultati,
È una classe dirigente incompetente, inutile. Cioè, io vorrei chiedere ai cittadini a cosa ci serve la classe dirigente che abbiamo oggi in Veneto. A cosa ci servono avere un certo numero di esponenti politici di vari partiti che si dannano, si agitano tanto, che mi sembrano noi che siamo veneti, quando facciamo gli spaghetti alle vongole, buttiamo le vongole sull'olio, no? E poi queste si aprono. Così i politici nostri, tutti che si aprono, poi alla fine niente. Perché alla fine quello che conta sono i risultati. Risultati oggi in Veneto è zero. E sì, io sto parlando in genere, faccio un solo esempio, uno solo, e naturalmente lo faccio dal mio osservatorio, certo. Non è che posso parlare di cose che non so, che non mi competono, ognuno nel suo. Credo sia un anno e mezzo, forse due, aiutatemi, che hanno arrestato Chisso e Galan, no? Certo. E quindi è scoppiato il bubone, è venuta fuori la corruzione, adesso... Non entro nel merito della questione, per carità, perché ci sono già i giudici, si è detto, si è ritenuto. Io non dico una cosa però, indipendentemente dal risultato delle indagini che la magistratura sta portando avanti, è acclarato che quello era un buco marcio, una schifezza, una putrefazione nel Veneto, una delle tanti o poche, non so quante altre ci siano, io non faccio l'investigatore. Però quello è accertato. Fra le altre cose, e qua devo dare merito all'onorevole Puppato e a tutta la sua commissione parlamentare. Scusate. Prego. E a tutta la sua commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie che si è presentata a Mestre un mese fa, devo dare atto, hanno fatto uno splendido lavoro di analisi e di ricerca di tutte le schifezze fatte e condotte a seguito del disinquinamento di Porto Marghera. Quello che doveva essere il disinquinamento. Quello che doveva essere. E che non è stato. E che posso darti del tuo, anche in pubblico. Certo. Okay, e che tu giustamente hai detto, abbiamo speso 500 milioni 700. Per disinquinare una 700. Cosa che non abbiamo disinquinato. Tra le altre cose, ha detto anche una cosa chiara la Commissione parlamentare d'inchiesta. Ha detto... Secondo la convenzione firmata tra il Consorzio Venezia Nuova e lo Stato, allora nell'89, vabbè, quando è stato non mi ricordo, la convenzione prevedeva che il 16% delle opere, esatto, da fare venissero fatte, attenzione telespettatori e imprenditori che siete dall'altra parte dello schermo, lo Stato e il Consorzio Venezia Nuova hanno stabilito che il 16% di tutti i soldi spesi per le opere del MOSE dovevano essere dati in appalto ai piccole e medie imprese locali, esatto. Cosa che non è stato. Boh. Ora è scoppiato lo schifo, è scoppiata la corruzione in marzo, il letamaio del MOSE, a distanza di un anno è successo qualcosa? Qualcuno dei nostri politici si è alzato in piedi a dire scusa, ok, vogliamo cominciare a dare quel 16% alle imprese locali che stanno morendo? Risulta che qualche deputato, qualche senatore, qualche ministro, qualche sottosegretario, che abbiamo anche Zanetti che è sottosegretario, quindi sì, ce l'abbiamo in casa, risulta che qualcuno ha detto qualcosa? Niente! Allora, su quella frase che c'è scritto là in alto dello schermo, classe dirigente cialtrona, c'è una contraddizione in termini, direttore. Perché non so se sia cialtrona o meno, ma sicuramente non è classe dirigente. Perché per dirigere bisogna saper dirigere, bisogna saper guidare un territorio. Quindi io non lo so, non sono un giudice, non posso dire se c'è trono o meno. Sicuramente non è classe dirigente. E allora mi rivolgo e chiudo, mi rivolgo a voi telespettatori, a voi veneti, dovete piantarla di lamentarvi dei politici, perché non dovete votarli più.
non dovete più farvi infinocchiare dai pifferai magici di vario colore, di varia natura, che vi portano a votare come vogliono loro. Non votateli più, perché non potete, non potete lamentarvi di loro se poi li riconfermate al loro posto. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli, noi li mandiamo ovviamente in onda, se non li vedete stasera li vedete sul nostro sito www.retteveneto.it. Ah, una cosa mi dimenticavo, direttore, poi chiedo scusa, volevo salutare un signore che ha mandato un sms prima, mi sia consentito, uso personale della televisione. Non con la manina. Volevo salutarlo perché si è firmato Fante d'Arresto. Ah, e siccome anch'io sono un Fante d'Arresto, volevo salutare un mio compagno d'armi. Chiedo scusa per questo utilizzo personale della televisione. Ne abbiamo ospitati diversi ultimamente, in divisa ci ha raccontato quello che era il loro ruolo, perché non sono più lungo i confini con i paesi dell'ex patto di Varsavia, no? Erano altri tempi. Allora, retata in USA delle famiglie mafiose italo-americane, sono 46 gli arresti, bella figura di questa mala Italia che i veneti devono cancellare. Ma il titolo è, dicevamo, classe dirigente cialtrona, sono parole della presidente degli industriali di Treviso, Maria Cristina Piovesana, che hanno scatenato delle reazioni. Senatore Dall'Attore. Ma ovviamente la frase di è pesante e importante, però credo che io, da come la vivo come cittadino ma anche come uno che fa politica, devo dire che da due o tre anni, con le vicende del MOSE, degli arresti dell'ex presidente della regione, con le vicende delle due banche, noi veneti avevamo una cultura del lavoro e una cultura della serietà, una cultura dell'onestà e una cultura della fiducia che obiettivamente è venuta meno. Non si può fare di tutte le erbe un fascio, però è chiaro che i simboli hanno delegittimato una classe dirigente del Veneto, perché quando i due maggiori presidenti delle banche popolari, con i consigli di amministrazione che sono rappresentanza del ceto imprenditoriale veneto, non sono romani siciliani, sono la rappresentanza del ceto imprenditoriale veneto, e tutti noi, perché nessuno si levi, fino a tre anni fa andavamo a battere le mani, sia che fossimo soci sia che fossimo cittadini semplici, o comunque eravamo orgogliosi e felici di avere due banche popolari che crescevano, e che tutti noi, nessuno si può levare, chi più chi meno, il che vuol dire che c'è un problema di serietà, di fiducia, di onestà che va ricostruito in questa regione, e di immagine, perché c'è una regione che lavora, che produce e che dà una bella immagine nel resto del mondo, oltre che dell'Italia, e purtroppo è stata disillusa, distrutta, diciamo, da queste vicende. Io credo che non c'è alternativa che ripartire, come si dice, con umiltà, con tranquillità, partendo dai valori forti di questo Veneto, che sono onestà, lavoro, che è nella stragrande maggioranza della popolazione veneta. Dentro una complessità nuova, lo dicevano tutti, ma ce lo ripetiamo le volte che veniamo qui in televisione. Non stiamo più parlando di un'economia autarchica italiana o europea, stiamo parlando di un'economia globale in cui la velocità, i tempi sono cose fondamentali. Tutti i valori su cui si costruiva l'industria nel passato sono saltati. La velocità, i tempi, la tecnologia, l'impegno continuo sono tutti temi su cui tutto il gruppo dirigente, politico, amministrativo, piuttosto che imprenditoriale, è tenuto, e quindi su questo bisogna muoverci. Volevo dire all'amico, perché giustamente lui diceva, ma il 16% dei lavori del MOSE doveva essere fatto da imprese venete, e badi, il 90% purtroppo dei lavori del MOSE è stato fatto da imprese venete,
le faccio la lista di tutte le imprese di Chioggia, di tutte le imprese di Venezia. Poi se l'unica cosa che lei può contestare, l'unica cosa che lei può contestare, leggi la relazione della Commissione parlamentare. Insomma, Mario, no, leggi la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Mario, stai dicendo delle cose. Posso contestare, confutare quello che dici? Posso confutare quello che dici? Confuti quello che se mi lasci parlare, non è detto che posso confutare quello che dici? La Mantovani è padovana. Ma tutte... cosa c'entra? Ho parlato di Venete. Allora, tu l'unica cosa che puoi dire, su cui hai perfettamente ragione, che non ci sono state gare. Ma per il resto, il 90% delle aziende che hanno lavorato sul Mose sono venete. Questo non ha capito niente. Non ci siamo capiti. No. Ascolta che è quello che dico io. Ascolta che il direttore, è quello che dico io. Leggi la relazione della Commissione. Ascolta che è quello che dico io. Ti faccio la lista se vuoi. No, Mario. Ti faccio la lista. La relazione. L'unica cosa che tu giustamente puoi dire. Ma come fai a fare il senatore se non te capisci queste robe qua? Scusa. Ma come fai? Scusa. Mi lasci, l'unica cosa che tu hai ragione di dire, io sono convinto, tu puoi dire che non ci sono state le gare per i lavori, ma il più del 90% delle imprese che ha lavorato, e qui c'è testimone il direttore, ti posso fare la lista, anzi possiamo fare il contrario, dimmi le imprese extra Veneto che hanno lavorato. Ma questo non, non le sai. Ma come faccio a rispondere? Non le sai, perché se non te ne capisco più niente, non te ne neanche letto la relazione. Ti ho detto che letto la relazione. Rispondi, hai letto la relazione? Sì. Rispondi. Sì. No, no, perché sì. ora non ti si sto può dicendo essere. Che allora non sai dato. Leggere. Non sai dato. Leggere. Io l'ho letta tutta. Non è vero. È una relazione eccellente. Ho fatto un contestato questo, ti sto dicendo che sbagli a dire Mario, che non è vero e sono in grado di ancora una volta non te ne capisco, ma ancora una volta non te capisci niente. Allora, dammi la lista delle aziende extra Veneto che hanno lavorato lì, non che ce ne sono. La legge, l'accordo diceva il 16% per le piccole e medie imprese venete. La Mantovani non mi risulta che sia una piccola e media impresa. L'accordo è chiaro, 16% dei lavori alle piccole e medie imprese. La Mantovani, certo che è veneta, ma non è piccola. Leggiti la relazione, Mario, te faccio la relazione. Io sono in grado di confutare anche questo. Ma chi sei che va a votare per fare il senatore? Tu. No, non è possibile. Se vuoi sapere più io. Allora, e passa anche da fesso, ma non è così. Sì, perché è così come te lo dico io, vi assicuro, sono in grado di dimostrarlo. Rinuncio perché come la vaga a testa un buco. Diciamo posizioni davvero opposte, no? Quindi questo è chiaro. Possibile. La Raggi si dà un sacco di aria col tacco 12 bel cambiamento. Vabbè, si parla anche di Roma, il sindaco di Roma. Allora, prima di tornare a questi temi, comunque sentiamo Gabriele Donadel, che spesso viene a Focus a sfogarsi, perché lui si ritiene, come molti disoccupati, una vittima, no, di questo, un po' del sistema. Io oramai disoccupato non lo sono più, però in Italia lo vogliamo dire, è che vogliono nascondere solo ed esclusivamente i numeri su tutto. In Italia oggi ci sono più di 13 milioni di disoccupati, perché bisogna mettere tra questi anche quelli che sono in cassa integrazione, in mobilità, i negozi che chiudono, disoccupazione giovanile e i veri disoccupati. Facciamo un calcolo, prima io là ho letto che ci sono 7 milioni di poveri in Italia. Non è assolutamente vero. Ci sono 7 milioni e mezzo di famiglie senza alcun reddito, queste famiglie le moltiplichiamo per 3, diventano quante? 21 milioni. E non sono più 7 i poveri in Italia, i poveri in Italia sono 21 e forse di più. E loro lo sanno tutti quelli della politica, però mischiano le carte. Poi, come si vede spesso e volentieri, no.
tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro. Questi non hanno capito un tubo. La gente è esasperata, vogliono fatti, fatti. La gente vuole fatti. Le tasse diminuite dal governo patatracca attuale. Questo è il peggiore dei governi dal 48 ad oggi. Io lo chiamo il governo patatracca. Lui è andato in Brasile con tutte le storie che ci sono in Italia, è andato a vedere quello che sono andati a fare, che cosa? Le Olimpiadi, ma lui doveva stare in Italia, c'è gente che non ha da mangiare, che non ha il pane, che non ha nulla e che non arriva no alla fine del mese, alla fine della prima settimana del mese, che sia ben chiaro questo. E loro fanno finta di niente, fanno finta e fanno finta. È ora di finirla. L'Italia è messa male, questo governo, il peggiore dei governi attuali, è il governo patatrac. Vabbè, adesso se poi sentiamo la Laura Pupato, sì, riprendiamo da lei, però prima vediamo la giornata di numero, Vincenzo Consoli, l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, che oggi è uscito dalla sua villa di Campo Marzo a Vicenza, a piedi, insieme a un avvocato, è salito su un SUV nero e ha raggiunto il tribunale, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vediamo il servizio e poi torniamo dall'onorevole Puppato. Non è stata l'ora della verità, quella di oggi, per l'ex amministratore delegato di Veneto Banca. Vincenzo Consoli, il re di Veneto Banca, è comparso questa mattina davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. È arrivato al tribunale di Vicenza accompagnato dai suoi legali, abito grigio e cravatta azzurra, ma bocca cucita. Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, non per sfuggire alle accuse, ma solo per avere il tempo per poter leggere un'ordinanza corposa, un'ordinanza nella quale sono confluite parecchie fonti di prova, anche gli avvocati sul nostro consiglio, lui ha deciso appunto di esercitare questa sua facoltà. Non è una fuga da nulla, perché il dottor Consoli ha già reso interrogatorio innanzi ai pubblici ministeri romani il 29 di settembre dello scorso anno. Poco più di mezz'ora in aula, l'ingresso alle 12.30, alle 13.30 era già tutto finito, con buona pace del magistrato Stefano Pesci, arrivato da Roma, che si aspettava di tornare a casa con qualcosa di più. Lui ritiene che la propria posizione sia esattamente quella di settembre dell'anno scorso. Sui temi delicati, tecnici, lui ha le medesime posizioni. Consoli è accusato di aggiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Combattivo al massimo, lui intende difendersi su tutta la linea, ritiene la questione assolutamente fuori dalle proprie responsabilità e pertanto è intenzionato a difendersi su tutta la linea. Vincenzo Consoli continua a considerarsi completamente innocente. E ci sono motivi giuridici, secondo noi, per sostenere che era tutto legale. Servizio di Anna De Roberto. Laura Puppato, tornando un po' ai temi di cui stavamo discutendo. Sì, poi cercherò anche di dare quanto è possibile, perché poi è uno sfogo che si può anche giustificare, perché la responsabilità è sempre dell'ultimo, ma non è così. L'ultima goccia fa traboccare il vaso, ma il vaso è già pieno, no? E quindi bisognerebbe anche essere un po', come dire, obiettivi, anche quando la situazione colpisce sé medesimi, e guardare le cose per come sono. E come sto leggendo molti messaggi che dicono, mi pare tre siano passati messaggi, che hanno detto che questo è un governo non eletto. Per sillogismo, come tutti i governi precedenti, nessun governo in Italia è mai stato eletto. No, ma è bene che si sappiano, perché sennò continuiamo a raccontarci una storia strana. Viviamo in un paese di cui non sappiamo come funziona la legge elettorale. Se poi vogliamo rifarci al fatto che è stata considerata non anticostituzionale la legge Calderoli, peraltro del 2008, è vero, ma da allora ne hanno fatti tre di governi, quindi tutti i governi non sono legittimi, e comunque non è il governo ma il Parlamento, perché si votano i senatori e i deputati, non si vota il governo, che come è noto viene indicato per la parte relativa al Presidente del Consiglio dal Presidente della Repubblica, quindi nessuno è eletto di loro, va bene, potrebbero essere tecnici esterni come in alcuni casi sono, il caso di Del Rio per esempio, di altre figure che ci sono al governo. Ministri appunto e sottosegretari, mentre invece i parlamentari sono eletti con la legge elettorale, che evidentemente è l'ultima che è stata approvata. Detto questo, perché
che se no veramente, cioè, ci diciamo delle cose, che, insomma, cominciamo a far pulizia, no? A dire le cose vere, perché se no almeno ci raccontiamo la verità, dopo ci insultiamo se vogliamo insultarci, per l'amor di Dio, io non impedisco di farlo, anche se non ritengo che sia utile e penso che sia anche disgustoso dal punto di vista così. Diciamo che parliamo per esempio di Consoli, no? Del dottor, sì, Consoli, che osannato da tutti fino a una certa data, ancora nel 2013, come mi ha ricordato il tweet di oggi, era evidentemente considerato il salvatore, il possibile salvatore delle crisi che in qualche modo si avvicinavano anche su Veneto Banca. Io stessa come sindaco nel 2007 gli ho dato la cittadinanza onoraria, forse si rifaceva a questo, un tweet che è passato. Ah, sì. E devo dire, in tutta onestà, Vincenzo Consoli, per la sua figura, per come era nato da semplicissimo ragioniere in una piccola banca, a poi grande dirigente, insomma, e a figura che ha inventato Veneto Banca e quindi Veneto Banca Holding, e ha cresciuto obiettivamente di anno in anno in maniera anche molto importante il patrimonio di chi aveva in quel momento, decenni fa, almeno 10-15 anni fa, investito sulle azioni di Veneto Banca, non è, a mio avviso, la stessa persona di cui parliamo oggi. E io, quando mi hanno intervistato rispetto a questo fatto, posto che nel 2007 tutto il comune, quindi maggioranza e minoranza, hanno ritenuto che Veneto Banca, e a ragion veduta, perché noi abbiamo vissuto grazie a loro la possibilità di avere squadre olimpioniche di nuoto, abbiamo avuto la possibilità di avere squadre olimpioniche e comunque di grande valore sulla disabilità, perché loro finanziavano tutto, no? Lo sport per disabili, il palio, le proloco, gli acquisti, per esempio il trenino turistico che avevo in città l'ha finanziato Veneto Banca, la bellezza di 120.000 euro dell'epoca. Sindaco, sì, esatto. E abbiamo avuto per esempio da loro un fortissimo aiuto sul tema per esempio della cancellazione dell'impianto di incenerimento. Dal punto di vista economico, altrimenti il mio comune sarebbe probabilmente, non dico andato in dissesto, ma avrebbe avuto un notevole contraccolpo. Loro erano interessati perché si trovavano di fronte all'impianto per dove doveva essere costruito, ma diciamo abbiamo fatto squadra insieme per i restauri, per il sociale, per tutto, per lo sport. Quindi poi noi siamo successo? Montebelluna era Veneto Banca, cioè Montebelluna oltretutto cresceva il lavoro, crescevano il numero di dirigenti, crescevano il numero di dipendenti, perché non ce le ricordiamo queste cose? Consoli ha detto è stata la colpa, diciamo, della riforma delle banche popolari a dare. Ma per l'amor di Dio, per fortuna che c'è stata, io dico, perché il tema è che finalmente è uscita la polvere da sotto il tappeto. Io ho fatto una newsletter, che è una lettera che mando a coloro che sono iscritti, diciamo, e che si sono voluti iscrivere, facendo un'indagine, un'analisi piuttosto puntuale dei bilanci Veneto Banca degli ultimi anni. E di una semplicità straordinaria leggerli, purtroppo, nonostante i bilanci siano di solito molto complicati, perché da questi esce che siamo passati appunto dagli anni 2008 fino al 2008-2009, va bene, poi il 2010 ha cominciato un po' la decadenza, nel senso che hanno cominciato, a seguito delle inchieste e delle verifiche di Banca d'Italia molto più precise, della stessa BCE e della Consob, hanno cominciato a dover far uscire tutta una serie di crediti non più esigibili che si erano nel frattempo accumulati. E lì vedi l'esplosione, perché da un anno all'altro abbiamo prima i 30 milioni di disavanzo e i 130 milioni di crediti inesigibili, poi abbiamo i 230 milioni di disavanzo e i 400 milioni di crediti inesigibili, fino ad arrivare all'ultimo mandato con oltre 900 milioni di crediti inesigibili. Ora, tutto questo evidentemente sarebbe stato, tra virgolette, normale in un periodo di crisi, perché anche le azioni Unicredit, dicevamo, sono state abbattute di oltre il 40%, quindi ci sono stati obiettivamente salassi su tutte le banche, chi più chi meno. Ma dov'è stata la vergogna di queste banche e purtroppo, io dico, le responsabilità enormi di quelle che li hanno guidati? Nel fatto che la modalità con cui assumevano le azioni era profondamente scorretta,
erano vincolati, ormai abbiamo centinaia, migliaia di casi, di persone che non sapevano assolutamente e non volevano neppure comprarle, certo, queste benedette, certo, azioni, erano obbligati, soprattutto farlo, piccole, certo, imprese in necessità, eccetera, ad obbligate in relazione all'ottenimento di un mutuo, di un affidamento, di una apertura di credito. Quindi questa cosa è stata micidiale, perché oltre al danno c'è stata la beffa, nel senso che lì abbiamo avuto davvero la povera gente, insomma la gente inconsapevole, che si è vista portare via tutto quello che aveva e ritrovarsi oggi insomma con un 0,10 al posto di 40 euro, che è la quota a cui ho pagato io le azioni e ce le ho oggi appunto ancora in Veneto Banca. Quindi il crollo, no? Noi povera gente lo diciamo da sempre, che quelli che continuano ad arrivare finanziano l'ISIS o altre, okay, organizzazioni terroristiche. Sindaco, allora, però appunto in questi anni noi anche recentemente dicevamo sempre, lo si leggeva anche sui giornali, c'era stata la fase dei rubinetti aperti del credito, gli imprenditori potevano contare molto sulle banche, a un certo punto, indebitandosi anche tanto, a un certo punto i rubinetti sono stati chiusi. Poi da questa inchiesta delle popolari però risulta che i prestiti venivano concessi a chi acquistava le azioni, no? C'era, esatto, questo ricatto di cui parlava Laura Puppato. Ma al di là di questo, qual è stato davvero il rapporto anche recentemente, qual è il rapporto tra imprenditori e banche, no? Al di là, diciamo, di queste aberrazioni, di queste anomalie del sistema bancario con i dipendenti costretti appunto a vendere le azioni e a chiedere in cambio, cioè a dare prestiti e a chiedere in cambio l'acquisto delle azioni. Ma devo dire che io non entro nel merito di questi, sì, ultimi, sì, sì, anni, diciamo, di rapporti tra i cittadini, tra azioni, tra banche. Guardo però la storia dell'imprenditoria veneta e il loro rapporto con le banche. Il sistema bancario in Veneto, come in tutta Italia, era un sistema politico. Quindi i piccoli imprenditori, come posso essere io, come tanti altri, molti anni fa, quando c'era il boom economico, venivano finanziati alla stessa stregua delle grandi aziende. Poi via via, quando gli istituti bancari si sono sempre più politicizzati, con partiti precisi, allora la grande differenziazione tra l'elargizione di denaro alle grandi aziende e invece per le piccole e medie aziende la fatica di trovare appunto un equilibrio tra mercato e tra esigenza di liquidità. E si è acuita moltissimo in questo ultimo periodo, perché di fatto l'economia delle piccole e medie aziende è stoppata dalla mancanza di liquidità, perché le banche non fanno più da fornitore, da partner alle piccole e medie aziende. È un disegno europeo però, non veneto. È un disegno europeo sicuramente. Indebolire l'Italia, indebolire il Veneto può far comodo a alcuni partner europei. Degradare di asset, scusa l'interruzione. No, figurati, così come anche indebolire l'Europa può far comodo a una certa parte di mondo, non è detto. Quindi i disegni più grandi di me, più grandi di noi, io non vado a sindacare. Di fatto oggi, se la piccola e media azienda non sta facendo economia, la colpa è direi quasi esclusivamente del sistema bancario, che non eroga più, che ha delle sofferenze perché la politica ha inciso nei precedenti elargizioni, certo, di tutti i tipi. Perché le grandi aziende, sto parlando di grandi aziende in generale, senza fare nomi e cognomi, bastava prendessero in mano il telefono per avere, ecco, quindi c'è tutta quella parte di economia straordinaria che è la piccola e media azienda veneta, ma anche italiana, che soffre terribilmente, e il sistema bancario sta come ultimo scalino di questa faticosa scala appunto della crisi, sta facendo venire fuori tutto il peggio di decenni di disorganizzazione, di elargizione, come un po' abbiamo sentito Veneto Banca, che
elargisce a destra, a manca, con i soldi nostri, insomma, con i soldi di coloro dei risparmiatori. Fortunatamente il risparmiatore italiano in genere è un buon risparmiatore, adesso lo era forse un tempo, i nostri genitori, e adesso si fa fatica in tutti i sensi, il concetto di risparmio è inesistente. Per cui è una trasformazione incredibile, se non si sistema il sistema bancario, sarà una discesa inevitabile in Italia, insomma. Quello che è accaduto in Germania, cioè usando i fondi europei per sistemare i bilanci delle banche, qui in Italia non è avvenuto di fatto. Stanno pagando i cittadini e i risparmiatori i buchi delle banche, lo stiamo pagando noi. Come reazione la piccola e media azienda sta cercando di non aver bisogno delle banche. Però è un processo molto lento e molto faticoso. Quasi impossibile. Allora, i delinquenti del governo criticano gli altri partiti per quello che non hanno fatto, questi sono insediati da 4 anni e hanno solo la memoria storica, non ce l'hanno proprio questi. L'Italia. Poi auguri. Ci torniamo ovviamente. Eravamo in default nel 2013, fate voi. Allora, tra l'altro oggi Ignazio Visco ha detto che le banche italiane sono solide, esatto. Speriamo sia così. Ma la Deutsche Bank non ha superato gli stress test. Ecco, esatto. Qui le grandi banche le hanno superate, che non l'aveva superato, se non ricordo male, sì, ma nessuno si chiede perché... MPS. Scusi, Presidente, vediamo solo, poi andiamo da Beozzo, vediamo cosa dice Mario Pozza, che ovviamente il territorio lo conosce bene ed è Presidente, non vorrei sbagliare, della Camera di Commercio. Di commercio, no? Sì, la Camera sì. Di Commercio era Presidente degli Artigiani fino a qualche anno fa. Vediamo. Bisogna rifondare, bisogna riparare di questione morale. C'è gente che vive con 700 euro al mese, con 600, con 400 e c'è gente che immoralmente, non che li si meriti, prende anche 20.000 euro al mese. Questione morale come primo risultato della vicenda Veneto Banca, almeno secondo il presidente di Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che vede nell'attuale sfiducia al sistema bancario un vero pericolo per l'economia trevigiana. È giusto che ci siano gli imprenditori che diano una mano a crescere nel sistema, diano una mano come? Nel ruolo anche come amministratori di banche, come amministratori pubblici, però ci deve essere una trasparenza nel proprio operato. Chiaro il richiamo ai nomi storici dell'imprenditoria veneta, ora al centro delle indagini sia della Procura Romana per Veneto Banca che di quella berica per la Popolare Vicentina. Trasparenza nell'impresa che si finanzia con il risparmio dei cittadini che ripongono con fiducia nelle banche che fanno da garanti ai prestiti. Un circolo virtuoso che ora sembra essersi spezzato. Ci deve essere una trasparenza perché la gente si fida e quando si inizia a perdere la fiducia della gente indubbiamente ne trae svantaggio tutto il sistema. Siamo in un momento di difficoltà e quindi queste difficoltà si affrontano come? Restando uniti e avendo fiducia nelle istituzioni. Però se anche le istituzioni iniziano a dare questi messaggi con questi operati certamente non si va da nessuna parte, anzi... Servizio di Fabrizio Bazzoni, William Beozzo, poi torniamo dal Presidente Palasco. Allora, vede, noi abbiamo sentito nelle varie discussioni adesso mancanza di controllo, mancanza di fiducia, le banche non danno più i soldi, la politica non fa quello che deve fare. Allora, quello che dice Pozza, da ex Presidente artigiano, quindi da un territorio, quello della provincia di Treviso, dove ci sono moltissime aziende artigiane, quindi di piccole dimensioni, dice la verità, cioè noi abbiamo perso la fiducia, ma sul sistema totale. Per quanto riguarda le banche, se non avevamo determinate banche nel periodo dell'inizio della crisi, dovremmo guardarci negli occhi e dire quante aziende oggi piccole non esistono più. Non esisterebbero. Non esisterebbero, perché queste banche qua, mal gestite, mal governate, hanno tenuto in piedi un sistema di piccole aziende, ok? Dopo c'è da dire una cosa, le aziende dal 2008, piccole o grandi, chi ha avuto la capacità imprenditoriale, si sono rigenerate, hanno cambiato il sistema di fare impresa, hanno cambiato il sistema di rivolgersi anche verso le banche, perché oggi andare alla banca, parlare con la banca, non è più andare a parlare alla banca 20 anni fa, 10 anni fa, è cambiato tutto il sistema, devi sapere di cosa stiamo parlando, devi portare dei piani industriali anche se sei una piccola azienda, devi conoscere un business plan, devi sapere qual è un progetto, devi sapere cos'è un contratto, devi leggere, devi informarti. Ti devi documentare, ti devi, diciamo, specializzare se non sei in grado di conoscere, ti devi formare. Oggi cosa succede? Che molte piccole aziende che io rappresento sono convinte di lavorare ancora come una volta. Il sistema è cambiato, cioè oggi bisogna avere le capacità di affrontare un sistema
di lavoro che è completamente diverso. Ti confronti non più con il tuo territorio, solo con l'Italia, ti confronti con il mondo, quindi devi avere le capacità di confrontarti con il mondo. Quando noi parliamo anche del sistema bancario, no? Cioè, queste persone che riunivano migliaia di persone all'interno delle assemblee e venivano sempre rivotati, riportati, che hanno fatto anche tanto sociale sui territori, erano anni diversi. Beh, erano Zonina ha regnato 15 anni. Ok, no? Erano anni diversi dove queste banche finanziavano lo sport, finanziavano asili, cioè finanziavano la comunità e tutti erano in un contesto familiare che ci credevano e mettevano i propri soldi. Però. Ok? Nel sistema che cambia, queste banche non hanno avuto la capacità o non hanno avuto, diciamo, la previsione, la capacità di rinnovarsi prima che succedeva quello che è successo, no? Perché le grandi banche, chiudendo i rubinetti 2008, 2009, 2010, hanno anticipato i tempi, perché allora con le nuove normative Basilea, non Basilea 1, 2, 3, 4, sono arrivati al punto di chiudere completamente i rubinetti. Queste aziende, queste banche, Veneto Banca, Ex Popolare Marostica e tante altre aziende, hanno continuato a finanziare le piccole aziende mantenendo quel credito necessario per andare. Oggi un'azienda non può pensare di stare in piedi con i soldi della banca, perché oggi la banca domani ti dà i soldi, dopo due minuti ti chiude i rubinetti. Quindi bisogna avere la capacità, innanzitutto, che le aziende stanno in piedi se guadagnano, perché l'impresa deve guadagnare, perché se non guadagna è destinata a chiudere. E oggi, destinando a chiudere, non fa danni solo a se stesso come imprenditore, fa danni a tutti. Quindi bisogna avere veramente, ritornare ad essere più onesti tutti, cioè ridimensionarsi, rimettersi in gioco, ma con onestà. Quello che oggi la gente chiede, regole certe, pene certe, anche l'impresa deve sapere cosa deve fare, deve sapere come lavorare con la banca. Voi okay? Avete un tribunale a Bassano. Ma no, allora, se io penso, tornando al discorso della politica, no? Noi avevamo un tribunale che in 3 anni esatti andavamo a sentenza definitiva, ok? 10 giorni fa che è stato chiuso, che definitivamente anche il progetto del Tribunale della Pedemontana, Orlando ha detto non lo voglio, ok? Non mi interessa, perché fino a che il Tribunale di Vicenza non raggiunge diciamo, i requisiti richiesti, non voglio neanche sentire parlare del Tribunale della Pedemontana. La Pedemontana rappresenta il 35% del PIL veneto. Okay? Io, se domani mattina ho un cliente che non mi paga o ho qualche problema legale, non posso aspettare 10-12 anni prima di avere un'udienza. Ma infatti lui sta dicendo questo. Eh? Ok, ma sì, ma noi sta dicendo che noi purtroppo. Però aspetti, senatrice, sì, lui dice anche. Dopo che ti dico i dati. Sì, lui dice anche: manderò 39 magistrati in Veneto. Il CSM non ha ancora autorizzato. Sì, non ha firmato. Non ha firmato, quindi può essere a ottobre, può essere novembre. No, no, comunque, i 6 magistrati che dovrebbero arrivare a Vicenza non saranno in grado di sopportare tutto quella bomba d'acqua che arriverà dalle cause delle banche. Perché a Vicenza non hanno una causa, ne avranno migliaia di cause. Quindi siamo già in ritardo sulla linea normale di 12 anni, perché gli abbiamo accumulato ben 2 tribunali, quindi Schio e Bassano, ok? Siamo già in ritardo su quello, ritorneremo a andare in ritardo. E devo dire anche un'altra cosa: il Tribunale della Pedemontana andava a sgravare il Tribunale di Treviso, il Tribunale di Padova e il Tribunale di Vicenza. I 6 magistrati che arrivano a Vicenza, che non risolveranno il problema, bastava averli messi in un tribunale nuovo, dove partivano con una politica diversa, quindi con un sistema di lavorare diverso, e forse risolvevamo, non dico risolvevamo totalmente il problema, ma quantomeno davamo un segnale a un territorio. Ricordiamoci che là c'è una cattedrale di 12 milioni di euro messa là. Allora la gente, come diceva anche prima Pozza, ha bisogno di cose certe, ha bisogno di vedere che il sistema, la macchina Italia, pur disfatta, perché condivido che questo paese è fallito, sia in grado di rimettersi in piedi. Perché noi avremo veramente, io continuo a dirlo, oggi una persona che perde un posto di lavoro a 45 anni non lo trova più, non viene più inserito sul mondo del lavoro. Un imprenditore che ha una piccola azienda che ha 6, 10, 20 dipendenti ed è costretto a chiudere, dove va a lavorare? Dove vanno i suoi ragazzi a lavorare? Quindi questa situazione, bisogna trovare un sistema che mette in condizioni una persona di avere una dignità, perché secondo me un posto di lavoro è una dignità, e dopo non si può neanche permettere che abbiamo famiglie che devono vivere con 400 euro al mese.
Allora, andiamo dal, torniamo dal presidente Palasgo, poi facciamo replicare la Puppato, ci sono alcuni sms che erano diretti a lei. No, ma non sto difendendo il sistema bancario, cioè che sia chiaro, ho spiegato il prima e il dopo, perché c'è stata un'esplosione, voglio dire... Come è cambiato il sistema bancario? Ma sì, ma oltretutto, voglio dire, se siamo passati da 20.000 azionisti a 95.000 azionisti nel giro di 2 anni e mezzo, 3, è evidente che c'era un'overdose, una bulimia, chiamatela come volete, per cui dovevano raccattare denaro a qualunque titolo, a qualunque, e con qualunque sistema per riuscire a comprare, per riuscire a comprare tutte le banche che c'erano in vendita all over the world, in tutto il mondo. Perché ci hanno dato da capire altre cose a noi, non lo dimentichiamo, con il governo Monti e quello che ha fatto Napolitano. Non dimentichiamolo, Monti e a noi ci hanno raccontato le storie, le balle ci hanno raccontato e sino ad oggi continuano a dirle, però in realtà dovevano salvare le banche, a noi ci sono venuti a dire che l'Italia era sulla vera del pozzo senza fondi. E questo l'ha detto Berlusconi, non lo ha detto Monti e Tremonti. Non lo ha detto Monti. Purtroppo chi è che ha messo l'acqua in governo? Lo ha detto... E dopo altri due... No, ha detto che le nostre banche non avevano bisogno di nessun rafforzamento e quindi noi non dovevamo andare come tutti gli altri paesi a chiedere all'Europa di supportare. E invece purtroppo... Una nazione di lavoratori e risparmiatori. Quando è vero, abbiamo, è vero, fuori, abbiamo il risparmio più quando alto. È venuto pro, fuori pro il capita. Signor Prodi, che non ha chiesto nessun referendum, anche perché l'Italia fin po' era una nazione sovrana, la lira era sovrana, tanto è vero che sulle 500 lire c'era scritto Repubblica Italiana. Oggi prendiamoli i 50 euro, che cosa è scritto? È carta straccia, non ha nessun valore. Se lei lo dice a sua figlia, chiaro su a suo figlio cose. Questa cosa probabilmente non riuscirà neanche a comprenderlo. Siamo europei. Posso solo un attimo rispondere a quel messaggio? Certo. È vero che le associazioni di categoria non rappresentano i propri associati, ma non tutte. Perché io posso dire che certe associazioni di categoria, dove sono i suoi referenti, erano seduti sui tavoli di quelle banche, non se n'è dissociato uno da quelle categorie là. Perché sono ancora iscritti là, sono ancora là, e quando dovevano votare, perché qualche avviso di garanzia è arrivato, li hanno mantenuti sul suo posto. Però allora, la prego. No, ma è vero. È vero. È vero. No, è vero. No, 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 no. Lei non parli. Fermi un attimo solo, devo rispondere una cosa. Un anno e mezzo fa il sottoscritto ha ricevuto un esposto dal presidente di Confindustria Vicenza, dove avevo segnalato pubblicamente davanti a tutti che personale della Banca Popolare Vicenza andava all'interno delle nostre aziende che per avere i fidi dovevano comprare le azioni. E ce l'ho ancora io quella lettera. Quel presidente in assemblea è stato rieletto. E allora non diciamo cavolate, allora, perché è la stessa cosa. No, io le sto dicendo. Salvare delle associazioni e abbattere delle altre. No, non sto salvando, perché se no, no. Tutte le associazioni di categoria. Io l'ho detto prima. Fare un grande mea culpa. Io l'ho detto prima. Tutte le associazioni di categoria, perché non stanno facendo sindacato da molto tempo. Ma non si fa più sindacato all'interno delle associazioni di categoria. Tutte però, non stia salvando sue e le altre. Io ho detto, se lei prima sentiva quello che stiamo facendo proprio. Io prima ho detto che tutte le associazioni di categoria non fanno gli interessi dei propri associati. No, lei ha detto però alcune sì e alcune no. No, no. Adesso non ritiri. Allora, no, no, io, no, dico io le ho detto che in questo periodo storico anche le associazioni di categoria devono rigenerarsi, devono ritornare a fare sindacato. E devono ritornare a parlare di cose serie, oneste e di non mettere... Ma secondo lei... Secondo lei, che lei ha frequentato anche un mondo di associazione, dentro quel mondo là sono padroni gli imprenditori o sono padroni la struttura? Perché questa è la grande diversità. Perché ricordiamoci sui tavoli dove si decidono, dove decidono determinate cose, decidono determinate cose, non siamo seduti né loro né noi, ma sono da 40 anni seduti qualcheduno.
E se il paese non ha una riforma vera sul mondo del lavoro, se il paese non ha una riforma vera sul mondo dell'energia, forse qualche domanda dobbiamo farcela. Sì, allora, ma non sono sempre gli altri, come dice lei. Allora, è tutto il sistema Italia, allora, da un certo punto di vista. Peozzo, io sono presidente Confapi Veneto, presidente Apindustria Venezia, membro di giunta di presidenza nazionale. Sì. Perdonatemi la cafonata ad averlo detto, ma è tanto, no, ma è tanto perché chi ci ascolta capisce se poi uno quando parla parla con cognizione di causa. Solo per dopo questo. Mi dici quante aziende hai in Veneto? Non interrompermi. No, ti dico perché non tu interrompermi, non interrompermi, Beozzi. Allora, ti dico io, intanto le aziende che non hanno i loro rappresentanti dentro i CDA, sì, non è un atto di eroismo, no, è semplicemente che non sono riusciti a piazzarli. Non è vero, è lo statuto che lo prevede. È semplicemente, no, guarda, no, lascia stare la Confini, no, perché, no, guarda, parleremo fino a domani mattina, sì, perché sì, ti conosco molto bene. Io per educazione mi taccio. Sì, taci anche io, perché ero dentro la Confini, io sono uno dei soci fondatori della Confini, ricordate, no, della Confini, no, anche se poi sono uscito dalla Confini, ma queste sono cose che i telespettatori, no, non capiscono, risultato, non possono capire, quindi lasciamo stare. Sì, sì. Quindi primo, non sono eroi, perché quando c'è la torta da sbaffarsi, sì, questo te lo dico con cognizione di causa assolutamente certa, quando c'è la torta le mosche di qualsiasi colore vengano da destra, vengano da sinistra, vengano i signori davanti alla bar, patapunfete, quindi per piacere, per piacere, Beozzo, no, mi lasci parlare, io, sì, non ti ho mai interrotto, ti prego di lasciarmi parlare, vado avanti, e beh, insomma, allora, le mosche si zompano sopra, tutti, io sono stupito, capisco quando parlava il sindaco, capisco, ho intuito che faceva l'imprenditore anche se non mi fosse stato detto, perché ha parlato, ha detto una cosa evangelica nella sua chiarezza, purezza e semplicità. Le associazioni di categoria devono tornare a fare sindacato. Allora, la butto là così, perdonami, se lo dico per dire, se hai voglia di andare a leggere i verbali delle nostre riunioni in Confapi a Roma, io sono l'unico eretico, infatti sono in rotta con tutti i miei colleghi, perché io voglio che la Confapi ricominci a fare o cominci a fare sindacato, perché la Confapi, le associazioni di categoria devono fare gli interessi dei loro associati. Il problema qual è? E qua voglio svelare una cosa che la gente non sa, e non so nemmeno se lo sanno i politici, o se lo sanno fanno finta di non sapere. Dimmi. Di cosa vivono oggi le associazioni di categoria? Delle quote. No, errore. Di cosa vivono i sindacati oggi? Delle tessere? No, errore. Caffa, oggi caffa, sì, è vero. Vivono di bilateralità. Che voi avete, cioè, firmato e noi non firmiamo. Cioè, spieghi. Che ozzo che ha molto. Ti dicerò, scusami. Ma cosa non te ne fermiamo? Ma se mi ti dico Paolo Agnelli, la gente che io conosco, non sta a tirarmi. Non tirarmi su vuol te. Vuol dire che i vostri, i dipendenti. Ma voglio parlare, non te l'ho interrotto. Non te l'ho interrotto. Non te l'ho interrotto. Non te l'ho interrotto. Posso parlare? Ecco, però dica cos'è il contratto di bilateralità. Ah, ma se non mi interrompe, se hai il buon gusto di interrompermi. Allora, il contratto di bilateralità. Ai sindacati non gliene frega nulla avere un tesserato in più, perché non vivono delle quote. I lavoratori credono che i sindacati stanno in piedi con le quote, con le tessere. No, anche perché non hanno più tesserati. Pochissimi si iscrivono al sindacato. Gli imprenditori credono che le associazioni di categoria tutte, la mia, Confindustria, gli artigiani, tutte, salvo qualcuna perché non voglio essere querelato, per carità, ma le maggiori associazioni vivono di bilateralità. La bilateralità funziona così: quando a livello nazionale viene firmato un contratto collettivo nazionale di lavoro, assieme agli aumenti salariali, alla normativa che viene cambiata,
viene introdotta una regola secondo la quale su ogni busta paga, su ogni cedolino paga, lo 0,30% viene detratto. Al dipendente? Viene detratto. Lascio parlare. Viene trattenuto dalla busta paga e devoluto a un fondo nazionale che è per il sostegno al reddito, piuttosto che per i corsi, per brava, e su quello le associazioni di categoria mangiano e vivono su quello. Ciò detto, volevo concludere il mio intervento faticoso, sperando che nessuno mi interrompa ancora, tornando a noi sul discorso delle banche e dell'industria, perché noi non possiamo continuare a parlare degli effetti sul territorio se non abbiamo presente qual è il quadro generale di riferimento di dove sono i poteri oggi. Io ho letto con singolare stupore una relazione fatta da un ufficio del Fondo Monetario Internazionale 2 giorni fa, e quindi è un ufficio interno del Fondo Monetario, i Khmer Rossi, sì. piuttosto che Avanguardia Nazionale, no, un ufficio del Fondo Monetario Nazionale scriveva esattamente questo. Noi sulla Grecia abbiamo sbagliato previsioni, abbiamo sbagliato ricetta, abbiamo ridotto la Grecia alla fame. Questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, vero? Sì, sì. Ecco. Allora, prima gli italiani, ma mi interessano i veneti, si svegliano da quel letargo e capiscono che questa Europa va distrutta, no. Delenda Cartago, questa Europa va distrutta, no. E prima noi cominciamo a rinascere. Perché questa Europa è come le associazioni di categoria che vivono di bilateralità. Avete capito che ci mangiano il sangue per stare in piedi loro? Perché noi prima recuperiamo sovranità, così come è scritto dalla Carta Costituzionale, Laura, è scritto articolo 11 nella Carta Costituzionale, è scritto che la politica deve salvaguardare la sovranità nazionale, articolo 11 della Costituzione, bisogna saperle le cose. E allora prima recuperiamo la sovranità nazionale noi e prima torniamo a crescere. Tanto in Francia demoliscono una chiesa per fare un palazzo, il nostro destino è segnato, sono tutti avvinazzati. Allora, facciamo risposta. Quanta roba? Posso un attimo solo? Sì. Allora, noi non riconosciamo da ben 6 anni la bilateralità ai sindacati. Abbiamo appena rinnovato un contratto per Confimi Meccanica, dove mettiamo 25 euro al mese in più in busta paga ai nostri dipendenti, ed evitiamo che gli venga prelevato 0,30 che vanno sui fondi, come hanno loro il fondo FAPI, che è quello che mantiene la Confapi e quello che mantiene il sistema dei finanziamenti bilaterali, perché solo la FIOM che firma con loro il contratto dei metalmeccanici, perché gli riconoscono questo 0,30, perché quei soldi vanno a alimentare un sistema di formazione fasulla, okay, che porta quello che oggi noi abbiamo. Quindi allora, quando noi parliamo o diciamo le cose come sono... Ma chi te l'ha detto che è solo la FIOM? Okay? Sono tutti e tre i sindacati confederali. Sì, io sto parlando, sto parlando di quello dei meccanici. Quello che te l'hai firmati? Esatto. Appunto, no? Ok. Sì, allora, chissà tutte queste cose qua, allora prima di dire le cose, cominciamo a dire le cose come sono, perché qua non c'è da fare gara chi ce n'ha più, chi non ce l'ha. Cominciamo a dire le cose come sono, perché non dopo criticare i politici, i banchieri, dobbiamo cominciare a dire le cose come sono. Perché altrimenti creiamo solo una grandissima confusione, perché la gente non è stupida oggi di capire chi dice le cose realmente e chi spara tanto per sparare, ok? Perché basta andare su internet, basta documentarsi, basta leggere e si vede chi sono i veri responsabili. Dopo la magistratura, se vuole condannarli, non vuole condannarli, quello è un altro discorso. Ma però bisogna documentarsi. Cioè, se sei in internet, dimmi chi sei. Io ho detto che leggendo le varie cose, che può essere i contratti bilaterali, la gente se vuole informarsi, l'imprenditore se vuole informarsi può andare a leggere e
si documenta e dopo con sua coscienza decide se stare seduto a destra, in centro o a sinistra. Ma però bisogna dire le cose come sono, perché siete solo voi che riconoscete al sindacato la bilateralità e Confindustria e Confartigianato. Noi no. Perché non ve l'hanno data? No, perché non l'abbiamo mai voluta dare. No, chiaro, perché noi usiamo altri sistemi per autofinanziarci. Se no andiamo troppo sul tecnico, però abbiamo capito anche qui quali sono le vostre posizioni. Allora, prima di tornare da senatore dottore, poi ritorniamo anche da Laura Puppato, vediamo la bufera, la vera bufera di cui parlavamo all'inizio, cioè questa bomba d'acqua che è caduta in particolare su Conegliano, ma in molte zone anche della Pedemontana, con danni rilevanti, tant'è vero che Luca Zaia, come vedrete, ha chiesto lo stato di calamità. Vediamo il servizio. La furia della natura si è scatenata a Conegliano. Una tromba d'aria è passata per la città del Cima per poi dirigersi verso Pordenone. Tutto è accaduto intorno alle 10.30 con l'epicentro del vortice lungo viale Spelanzon. Acqua, grandine e vento qui descritte nelle immagini girate da un'abitazione in zona Madonna delle Grazie. Comincia a volare di tutto, cornicioni, tegole, pezzi di tettoia che finiscono sulle auto, come ci descrivono le immagini di Claudio De Stefani di Viale Friuli. Una furia che dura non più di 20 minuti e che intrappola la gente impaurita dentro al centro commerciale Conè. Poi tutto cessa e iniziano gli interventi di pompieri, protezione civile, ma soprattutto di tutti i cittadini. Una donna esce scioccata dalla sua auto, parcheggiata davanti all'ospedale. È scioccata ma illesa dopo che un pino le è piombato sul veicolo. Due donne di 41 e 85 anni sono ricoverate dopo che un altro albero le ha centrate mentre si riparavano sotto la pensilina dell'autobus. Ma per fortuna sono gli unici feriti. Per il resto sono centinaia gli alberi caduti, i tetti e coperture volate via per un lavoro di ripristino che durerà fino a notte fonda, quando forse si riuscirà a fare il conto dei danni. Renato Capoia, volevo dire Laura Puppato sullo stato di calamità, sì, e poi andiamo dal senatore. Appunto il fatto che Zaia intende chiedere lo stato di calamità. Sì. Zaia deve decidere, deve capire se questo è una realtà, diciamo, un evento eccezionale che può gestire all'interno della regione, perché non tutto è di competenza dello Stato, non tutto è di competenza della regione. Quello che è di competenza della regione è lo stato di crisi, c'è una legge regionale, la numero 11 del 2001, a cui ci siamo tutti rivolti quando ho avuto io una tromba d'aria nella mia città, ugualmente è stato applicato lo stato di crisi e in quel caso dovrebbe arrivare qualcosa dalla regione. Se invece, il caso che è successo a Refrontolo, perché giusto l'altro giorno, visto che si dice che non facciamo abbastanza, è possibile che non facciamo abbastanza, ne sono convinta, però stiamo facendo tanto. E tra le altre cose abbiamo per la prima volta in questo paese finanziato la legge sulle calamità naturali, che è stata peraltro una legge approvata nel 2013. Ebbene, abbiamo approvato tre pagamenti, cioè tre disponibilità del fondo, perché adesso arriveranno i conti e si vedrà fino a che punto si riesce a pagare, ma insomma qualcosa a disposizione finalmente c'è, sia per le calamità che hanno colpito la riviera del Brenta, quindi Dolo, Pianiga, eccetera, sia Cortina, sia altre località del Veneto che nel corso di questi ultimi tre anni hanno subito questi eventi. Non c'è Refrontolo, perché Refrontolo, a parte che Zaia si era dimenticato di fare la richiesta dello stato di emergenza, perché va detto, se a seguito di questa calamità la regione entro tre giorni, normalmente 72 ore, provvede a fare richiesta allo Stato centrale dello Stato di emergenza, si apre una partita probabilmente nazionale. Se invece non provvede, come non ha provveduto per Refrontolo e il Mulinetto della Croda, che ha chiesto dopo sei mesi lo Stato di emergenza, solo perché io mi sono accorta andando al Ministero che non c'era nessuna domanda depositata da parte della Regione Veneto, va bene, allora probabilmente non riceveranno niente neanche a Conegliano, né dallo Stato centrale né dalla Regione del Veneto. Questo per chiarezza, perché io veramente sono... È bene che... Cioè, i cittadini devono essere informati, i comuni devono essere informati, perché altrimenti continuiamo a far credere che c'è uno Stato centrale che non paga quando la competenza è regionale o quando la Regione non provvede a fare le richieste. Oppure c'è una Regione che magari non paga semplicemente perché non ha provveduto a fare quello che poteva fare al proprio interno, come invece dovrebbe con la legge 11. Allora il tema è proprio che dobbiamo essere sempre
secondo me, corretti, lo abbiamo detto in diversi stasera, e dire le cose come stanno. Dico anche un'altra cosa, poi magari mi taccio perché non voglio parlare più degli altri. Tra le questioni europee, cui accennava anche prima il Presidente giustamente dell'ABI, allora, il tema è questo: noi nel 2013 eravamo maglia nera d'Europa per infrazioni comunitarie, 119, ne avevamo collezionato più di tutti, per oggi ne abbiamo 78, oggi siamo scesi per la prima volta dopo 10 anni sotto l'80 infrazioni comunitarie. Abbiamo tirato via il 35% delle infrazioni comunitarie, sono qualche miliardo di euro che non stiamo pagando di infrazioni comunitarie. Ma soprattutto, sai cosa ti dico? Che eravamo maglia nera nei fondi europei. Eravamo tra i paesi che non andavano a chiedere conto. Bene, siamo i primi, è la prima volta che capita in assoluto da quando è nata l'Europa, va bene, è la prima volta che superiamo la Germania. Sul fondo Juncker abbiamo fatto richiesta per 1,7 miliardi, che saranno 13 miliardi complessivi di lavoro che vengono portati in Italia su banda larga, innovazione, ferrovie e una serie di infrastrutture di necessità. Ora, il tema è che anche in Europa ci si deve stare secondo le logiche europee. Noi, perché eravamo i migliori, eravamo bravi. No, secondo me bisogna restarci e sempre di più farla funzionare. Guarda cosa sta succedendo con la Brexit. Guarda che noi nel 2013, quello che è successo in Grecia, quando la Grecia ha subito l'attacco della Troika. Non oggi, non oggi. Quando la Grecia ha subito l'attacco della Troika. Aumenta la mortalità infantile, Laura. Però questo non ha capito niente, ho appena spiegato perché nel 2006 abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Veneto Banca, glielo diciamo per la seconda volta se vuole, ma pazienza, se non si vuole capire non si capisce. Su Veneto Banca te davo ragione. Sì, no, ti ringrazio perché cioè, di fronte all'evidenza è dura sta roba. No, volevo fare una domanda che anche due. Sì. Certo, di volentieri. Farle. Sì, no, ma siccome non voglio parlare troppo, è meglio che mi taccio allora. No, io le faccio solo una Prego. Domanda. La gente vuole sapere, a proposito, perché il signor Renzi ha fatto sempre il latitante a Mira, Dolo, Pianiga. Certo. Non si è presentato e aveva promesso che andava a trovare questa povera gente che ha perso tutto. E sono ancora sul tutto perso. Posso dirlo? Allora, io credo che sia importante che ci andiamo noi del territorio, però dico anche che l'importante è che Renzi, con il suo governo, finanzi i danni. È più importante dell'andare semplicemente... Fino adesso non ha finanziato. Appunto, le sto dicendo che è accaduto ora. Ora è accaduto due giorni fa. Abbiamo finanziato... Ho mandato i comunicati, se ricordi, anche alla tua redazione, perché credo che sia importante che arrivino i soldi dove li aspettano. Perché poi le strette di mano sono importantissime, ma io credo che sia ancora più importante mantenere un impegno ed essere capaci di rispondere. Allora, scusate, però mi farò carico di dirglielo, hai ragione. Bene, il sistema se lui l'ha promesso perché c'è troppa liquidità data dalla BCE ad un costo irrisorio. Poi c'era un'altra, si riportava una frase di Milton Friedman che diceva: se paghi uno che non lavora e tassi chi lavora, alla fine produci disoccupazione. No? La domanda, senatore, è questa, perché parliamo di associazioni di categoria, di banche, ma la pressione fiscale rimane molto alta e rimangono i lacci della burocrazia. No? Questo è il come volevo dire che a Dolo il giorno dopo a Pianiga io c'erano tutti i parlamentari, ci sono stati un viceministro, sottosegretario, il ministro Del Rio, probabilmente anche troppi, e comunque abbiamo finanziato con la legge sulle calamità e sono stati messi adesso gli uffici daranno... Non sono ancora arrivati per il momento, ma arriveranno. Questa parliamoci chiaro, bisogna fare le statistiche, cioè la regione deve presentare quello, i danni e quant'altro, allora, tutte procedure. Ma non ho capito, Zaia, ha fatto o non ha fatto? Perché uno dice il contrario dell'altro. Dove è stato fatto lo stato di emergenza, la pratica c'è. Su, io dicevo, Refrontolo, dove non è stato fatto lo stato di emergenza. Ma che il governatore Zaia non guardi al suo territorio, questo direi che è una cosa... No, io registro i fatti. No, scusami, sindaco. Magari lei avrà seguito una cosa... No, io dico che queste tre cose... Il governatore Zaia sul lavoro per il territorio veneto, guarda, è indiscusso, per cui ha una grandissima attenzione e va ovunque, oltre che seguire ma forse non per tutti alla stessa maniera. Perché il problema... sì, perché nel momento in cui ha usato... Solo i nostri occhi guardano... Dirti, posso chiederti, farti una domanda molto semplice.
Io dico che se tu non risarcisci dei danni, non è un problema, ti assumi la responsabilità di non risarcirli. Ma nel momento in cui tu accusi un'istituzione che non è neanche stata informata di quei danni, secondo te questa cosa come la chiami? Cioè nel momento in cui lui ha accusato il governo, io sono andata a vedere se lui aveva fatto richiesta e lui non aveva fatto richiesta, tant'è che la richiesta è arrivata esattamente 5 giorni dopo la mia scoperta. Ma per Refrontolo lei parla? Cioè io parlo solo di Refrontolo, non di Miradoro che è stata partita perfettamente. Guardi, Refrontolo, cioè Zaia ha una reverenza rispetto alla sua provincia, poi di provenienza. Io le dico di i dati dopo, eccetera. Se lei non vuol credermi, sì, ma le mando la documentazione. Ma che parli con me, si confronti con Zaia su queste cose. No, ma le mando ma la documentazione perché ce l'ho tutta, sì, l'ho mandata anche al sindaco ieri. Ecco, il problema è questo, ritorniamo alla prima domanda, no? Io non sto dicendo della, che della lettera di Confindustria Treviso, non si fa sinergia, non si fa rete. E quando sento parlare i politici, effettivamente sento parlare i partiti. E questo è una gara a chi fa di più o di meno, sempre in una contrapposizione partitica. Il territorio non ha bisogno di questo, non ha bisogno di questo, e non è più il tempo di parlare, di fare politica in questo modo. Questo è il problema. Allora, le vostre gare partitiche al territorio non interessano più. Non interessano più. C'è una concorrenza leale, fa bene. Se è leale, fa male. Non è più il tempo di fare se è concorrenza leale, va bene. Se è concorrenza sleale, non va bene. Non ci si può più permettere. Io dico, non facciamo concorrenza sleale. Ma va là. Chi c'è che fa concorrenza leale? Il senatore, le avevo dato la parola. Sì, no, poi il sindaco mi spiegherà se parla da marziano o da politico, perché tutti qua si vestono e scaricano gli altri. Parlo da sindaco perché vedo il territorio. Voi arrivate ogni tanto, invece signora, i sindaci vivono prima ogni di parlare giorno con le territorio. Persone bisogna siamo conoscere da dove vengono, cosa fanno e chi sono. Sì. Poi si possono trarre giudizi. Vi ho ascoltato e chi fino fa adesso. L'amministratore è politico. Se io sono senatore, ho fatto il sindaco, il vicepresidente della provincia, ho fatto, potrei andare tutto, male, lasciamo perdere. Sì. Ma probabilmente nel tempo vi capita qualcosa che poi vi fa fare solo partito. Lei signora non è in grado di dare giudizio per le persone, bisogna conoscerle. Ci stiamo giudicando sapere tutti. Come vivono, cosa fanno, quale moralità hanno e via dicendo, poi si possono dare siamo giudizi. Siamo qui per dare delle opinioni su, che le opinioni che sono una cosa, i giudizi sono un'altra. Ma sono anche politici. Giudizi, dai. Volevo dire una cosa, partendo anche da una considerazione che è uscita sulla Grecia. Dobbiamo mettere i piedi per terra, perché se vogliamo fare slogan facciamoci. Sapete quanti erano i dipendenti pubblici in Grecia? Sapete quante ore lavoravano? Italia, sapete quante erano in proporzione agli abitanti le pensioni in Grecia? Che si no. Sta in Sicilia. Scusa, hai offeso lui perché ti interrompeva. O mi lasci parlare? Sì, scusa, hai ragione. Oh. Scusa Mario. L'ho parlato una volta, è la seconda che parlo, se mi lasciate parlare, se no mi tocca una volta in 2 ore, a me. Però lasciatemi parlare. Avanti, l'ho ripetuto anche con te 2 volte. Il PIL dell'Europa è il 25% del PIL mondiale. Non crescerà perché aumenta l'India, la Cina, l'America, gli altri. Non perché non cresciamo, anche se cresciamo la percentuale. Il welfare dell'Europa, lo benessere, chiamatelo come volete, è il 50% del welfare mondiale. Noi mangiamo il doppio di quello che produciamo, in sintesi. Non possiamo più permetterci. Una volta rubavamo le materie prime e facevamo debito pubblico. Questi erano i 2 modi per vivere, per fare quel welfare. Oggi non ci permettono più di rubare il petrolio a prezzi e materie prime, non possiamo più permetterci debito pubblico. Aumentiamo anche il PIL, però dobbiamo sapere che va rivisto tutto lo stato sociale. Per cui quando sento imprenditori che dicono qui che bisogna fare questo, quello, qua, là, però tutto sulle spese del carico dello Stato. Quando si dice la tassazione è troppa, sono d'accordo, da quando io sono al Parlamento la tassazione si è ridotta. Poca, ma si è ridotta, sono in grado di dimostrarlo. Ma non dite le bugie, non dite le bugie. No. Sono in grado di dimostrarlo. Certo. No, le bugie no.
Beh, c'ho i dati di fatto statistici. Ma no, ma se non so avere le statistiche. Allora, abbiamo ridotto l'IVA, no, abbiamo ridotto l'IVA a 10 miliardi per gli imprenditori, no, sugli indulonati. Abbiamo creato il super ammortamento per le imprese. Ma faccio anch'io in testa, abbiamo tagliato una parte fatto dall'altra. Siamo quelli che hanno dimezzato i permessi sindacali per i dipendenti pubblici, dimezzati. Nessun governo di centrodestra o sinistra li ha mai dimezzati. Siamo quelli che ha ridotto il 30% del contributo ai CAF, cosa che prima sottolineavano i due rappresentanti delle associazioni. E avanti, potrei continuare. La cosa vera è che è giusto che noi ci poniamo il problema di ridurre le tasse, però dobbiamo dire tutti, tutti assieme, perché sennò ci prendiamo in giro e prendiamo in giro gli italiani, i veneti e chi volete, che nel momento in cui dobbiamo ridurre le tasse, dobbiamo ridurre lo Stato sociale, però con un ragionamento, cito solo il Tribunale di Bassano, può essere legittima perché lo so, conosco, ci sono, la sua considerazione, ma nel momento in cui noi in Parlamento cominciamo a tagliare la spesa pubblica, si alza sempre qualcuno, imprenditore o sindacalista, piuttosto che lobby di categoria, piuttosto che cittadino, piuttosto che, ah no, ma questa sì, fate l'altra. Non si capisce mai qual è l'altra cosa che dovremmo tagliare. Da chi cominciare? Allora, dobbiamo capirlo, e lo ripeto, siamo lo 0,5-6% del mondo, abbiamo 60 milioni di abitanti, e dobbiamo capire, perché è facile dire che ci sono pensioni a 400 euro, ma quei signori non hanno versato contributi per avere quelle pensioni. Dobbiamo avere la consapevolezza di chiamare le cose per nome e cognome. No, lei vive se fuori no, dal mondo. Guarda, lei dice la verità. Lui dice assicuro, la verità. Dopo le do la mia carta d'identità. Non sa qual è la realtà di tutti i giorni. Io prendo la parte, lei vive la verità. Io sono una di quelli che a differenza di lei vive fuori dal mondo. Se dice che sono diminuite le tasse, se dice così, allora vive fuori dal mondo. Allora, io sto parlando dal 2013. La spesa pubblica, io ho citato due dati, se vuole vado avanti, 10 miliardi, ho citato due dati, abbiamo dimezzato i permessi per i dipendenti pubblici, abbiamo tagliato il 30% dei contributi ai CAF, li ho citato due per questi, le assicuro che noi stiamo, e lei che è amministratore come l'ho fatto io, sa benissimo che da 7-8 anni non si assumono dipendenti pubblici, se non uno ogni quattro, via dicendo. Lei sa benissimo che abbiamo tagliato i costi della politica con le province, che abbiamo dimezzato i costi del Parlamento, che abbiamo proposto la riforma costituzionale, e potrei andare avanti con piccole, ma quello che ce la facciamo. Siamo due mondi diversi, purtroppo, quello reale i contributi elettorali ai partiti non ci siamo tutti, così magari non si può. E chiedo scusa, lei ha detto prima che quelli che prendono 400 euro al mese non hanno mai, non è assolutamente non è vero. Io conosco gente che ha lavorato una vita, non ha i 67 anni e 6 mesi e prende una pensione sociale dopo aver lavorato più di 30 anni. Allora, cosa vuol dire? Lei deve capire cosa dico. Legge qua, io ho detto che non hanno versato il contributo, perché lavorare è una cosa. Cosa signore, lavorare è una cosa. Devono ridare io. La pensione è proporzionata ai contributi. Lei ha detto giustamente, ma pensione sociale. Allora, un conto è versare i contributi e avere la pensione. E non glielo fanno. È l'unico paese al mondo il nostro per andare in pensione anni non gli stanno dando la pensione. Io per andare in pensione, quando andrò in pensione fra un po' di anni, devo fare 43 anni, 7 mesi e 44, diciamo, poi piegherò un mese più, un mese meno. Quindi, se quel signore che piglia la sociale, vuol dire che non ha versato contributi. Non è vero. Allora è vero, ha ragione lei. Ma come fa a dire cose? Ha versato come contributi. Vuol dire che non li hanno appurati. No, quali anni hanno messo questa gente, va bene, senza lavoro, senza stipendio, e non riesce a lavorare fino al 67 anno. Stiamo parlando di un'altra cosa. E gli danno la pensione sociale, e quando avranno riempito i 67 anni prendono la pensione di lavoro. Allora vuol dire che non ha la completezza dei contributi.
Questo sto dicendo. Perché una grandissima signora, va bene, ha fatto quello che ha fatto, il disastro sociale. Lo dovete dire, voi l'avete firmato all'epoca. Io non c'ero, comunque, io non c'ero. Però, no, ma no, guarda, Fornero, altrimenti non le avreste neanche viste le pensioni. Non le avreste viste. Ci sono, no, credo i vitalizi. Permetta, non ci sono più. Si informi, il signor Amato prende 41.000 euro di vitalizio. L'ultima cosa, dobbiamo anche capirci, perché qui si parla tanto. Quando le dico che è la politica vecchia che ha prodotto i danni. In Italia ci sono 21 milioni di lavoratori. Quanti? 21 milioni di lavoratori. Ci sono 17 milioni, che lo dico io? Uno più, uno meno, se l'ha assunto ieri, non lo so. 17 milioni di pensionati. Tenga presente che nei 21 milioni di lavoratori ci sono 4 milioni, poco meno, dipendenti pubblici, scuola, sanità e via dicendo. Quindi dobbiamo anche sapere che tra i 17 milioni di pensionati e i 4 milioni di dipendenti pubblici sono partita di giro, ci sono solo 17 milioni che producono in senso beni, anche se i pubblici fanno servizi. 17 che producono beni e 21 che indirettamente ne usufruiscono, è un problema, un sistema che non regge. La Fornero, c'è qualche distorsione, ma non c'era alternativa. Mamma e guardate che forse non avete la dimensione far credere delle cose. La Fornero ha fatto il disastro sociale. I ticket sono regionali, volevo dire a questo signore. Brava, ed è una scelta della regione Veneto, perché per esempio la Toscana ha scelto di applicare un ticket più basso e modularlo in maniera diversa come l'Emilia Romagna. Qui purtroppo all'epoca io ero in regione perché sono stati in regione 3 anni, ti informo sindaca, e abbiamo fatto una battaglia perché la nostra assessora Donazan ha ridimensionato contestualmente l'onere a favore della regione Veneto per l'emungimento delle acque da parte delle varie San Benedetto Recoaro. Oggi, la notizia di oggi è che la Recoaro se ne sta, probabilmente è stata acquistata da una multinazionale straniera e se ne sta, come dire, andando con i regali che gli ha fatto la Regione Veneto, riducendo il valore metro cubo di ogni acqua prodotta. Nel contempo ha aumentato i ticket della sanità. Ma sull'acqua, sapete qual è il problema? Che siccome vogliamo il regionalismo, però mentre sull'acqua veneta c'è l'addizionale regionale, sulle altre regioni non c'è, per cui conviene pigliare l'acqua dall'altra parte. Allora o mettiamo le norme a livello nazionale per cui l'acqua X della Calabria è competitiva con il Veneto, se no è chiaro che i veneti, la San Benedetto piuttosto la Recoaro o altre, non riescono a reggere. Quella del rubinetto. Più di mille sms. Grazie, state con noi, anche se adesso andiamo in pubblicità pochi istanti, non andate via perché poi riprendiamo per l'ultima parte e potete ancora intervenire, una marea di sms, grazie, torniamo subito, grazie, a tra poco.